la flotta è il nostro fiore all'occhiello. Perché? Perché è una flotta giovane. Noi insistiamo molto su questo aspetto. Nel gruppo Grimaldi, come flotta Grimaldi, abbiamo 150 navi di diverso tipo, chiaramente solo merci, ro-ro, ro-ro passeggeri, cruise ferry, ma tutte sono, possiedono una caratteristica medesima, quella dell'essere moderne ed efficaci ed efficienti. E l'età media della nostra flotta appunto è di 10 anni ed è un elemento importante, perché nel panorama anche noi ci siamo focalizzati l'anno scorso su una campagna che raccontava anche proprio questo dato relativo alle nostre navi. L'età media è di circa 40 anni. Sono navi moderne, ripeto, efficienti, dotate di tutti i comfort. Mi piace focalizzarmi sulle quattro cruise ferry perché sono le nostre navi, le nostre navi regina. Quando sono state costruite, sono state studiate perché potessero essere navi di ultima generazione con uno standard di qualità elevatissimo. Ragioniamo con la presenza di saloni Smilas per le feste. Abbiamo la palestra con attrezzature Tecno Gym, c'è la piscina. Ci sono cabine di tipo junior e owner suite per coloro che vogliono viaggiare in tutto comfort, e poi cabine interne e cabine esterne. C'è la discoteca, c'è un ristorante panoramico. Insomma, voglio dire, queste navi realmente di ultima generazione che vengono utilizzate al prezzo di traghetti, perché questa è la cosa importante. Sono state costruite, ripeto, per garantire il comfort, ma garantire comunque un trasporto che fosse economico. Sono le navi impiegate sulle rotte per Barcellona, per la Sardegna e Cruise Europa e Cruise Olimpia verso la Grecia, Venezia Ancona per Igoumenitsa Patrasso. Abbiamo poi le altre navi, i traghetti, abbiamo Cruise Olbia, Zeus Palace, Cruise Smeralda. Sono tanti i nomi delle navi che passeggeri utilizzate sul servizio e che possono essere visitate con virtual tour in qualsiasi momento sui nostri siti web. Poi ci sono le navi merci, voglio dire, che chiaramente hanno le caratteristiche di navi di ultima generazione. La scelta di come e cosa devono contenere è una scelta tutta armatoriale. Si progettano le navi considerando le rotte, considerando i nostri business e considerando l'adeguatezza che queste navi hanno rispetto appunto al contesto, al mercato dove vanno ad operare. L'altro aspetto interessante ed importante è che Grimaldi, che ha dentro di sé società come Finnlines, che è una compagnia nord europea, Minoan, compagnia greca che opera le rotte dell'Adriatico, oggi Grimaldi Minoan Lines, ACL, compagnia appunto USA, Grimaldi Lines, che seguiamo direttamente da Napoli, ha questa capacità e forza di utilizzare il parco navi creando delle integrazioni forti. Ci sono delle navi, l'Europa Link, che viene dal nord Europa, nave ex Finnlines impiegata sulla linea Livorno-Palermo. La possibilità quindi di gestire e ottimizzare il parco navi a disposizione del gruppo, sicuramente a beneficio della stessa clientela.